Io credo che la più grande scoperta dell'umanità sia la scoperta dell'ignoranza. Più io mi circondo di libri per far vedere che sono una specie di un sottospecie di intellettuale, più capisco di non sapere niente. Comunque qualche idea così la percepisco che questa libertà, questo concetto di libertà, di democrazia, queste parole non vogliono più dire nulla. Noi ci nascondiamo dietro delle parole a cui attribuiamo un significato che non hanno più. È pericoloso questo momento qua. Tutto è così. Libertà. Libertà che cosa vuol dire? La libertà non è fare quello che vuoi. La libertà è capire quello che stai facendo. Se no siamo tutti liberi come degli schiavi in ferie. Cioè, capisci? Perché che cosa ci interessa? Non interessa a nessuno essere liberi. È questo che io ho capito. A nessuno conviene e interessa essere liberi. Interessa più alle persone, è più interessante essere seguiti come consumatori che non liberi come cittadini. In effetti, poi la libertà è questa. Non è neanche il pensiero, cioè è paralizzato. Infatti Amnesty International ha 3 milioni di iscritti, la Croce Rossa 100 milioni, vuol dire che abbiamo più interesse diamo più interesse alla sicurezza che non ai diritti e alla libertà. Cos'è allora? Queste parole, consumo sostenibile, sviluppo sostenibile, è una valigia dove viene buttato tutto dentro con sostenibile, sostenibile, una diga, un bilancio, una foresta, un impianto, un'energia, è tutto sostenibile, è un bluff, è un totem, lo capite che ormai queste parole non significano più niente. E dal punto di vista sociale proprio, stiamo andando indietro, il tessuto si sta disconnettendo, il tessuto sociale.